consulenze, pubblicità, eccetera. Voci per cui la vecchia Alitalia spendeva mediamente il 25% più delle altre compagnie e per il personale poco meno della metà. Questo 25% di spese in più, rapportato ai ricavi, equivaleva a 1 miliardo e 100 milioni di euro nel 2006. Insomma, senza queste spese in più, Alitalia potrebbe avere un attivo di 500 milioni di euro. Ci si può quindi rendere conto che l'ex compagnia di bandiera, fallita in seguito ad una serie di errori macroscopici, gestioni dissennate, spese fuori controllo e bilanci in rosso, non era tutta da buttare, anzi. Sarebbe sicuramente stata un'azienda in grado di produrre utili se si fosse seguita una gestione più oculata e trasparente e soprattutto scevra da clientelismi e favori. Alitalia è stata fatta morire deliberatamente e coscientemente. Abbiamo assistito a costi di gestione a dir poco dissennati. Esempio lo scalo di Alberga, 33 km da Imperia, aperto nel 2002 per favorire gli spostamenti con un collegamento quotidiano dell'allora ministro dell'Interno Scajola. Questo scalo, premetto che ha comportato un direttore, degli impiegati di scalo, macchinari, tutto quello che serve ad uno scalo. Soppresso poco dopo, in seguito alle dimissioni del ministro, il collegamento Roma-Albenga ricompare nel 2003, quando Scajola torna al governo come ministro per l'attuazione del programma. Solo che questa volta il volo ad personam non figura nell'orario di Alitalia. È finito tra le rotte di Rai One, di Carlo Toto, il regime di continuità territoriale e con i contributi dello Stato. Dicevamo gestione scevra da clientelismi e favori, come ad esempio l'assunzione di Federico Matteoli, figlio di Otero, ovvero di quel ministro che da quando opera CAI Alitalia ha già differito, quindi bloccato, ben 9 scioperi del personale. Federico Matteoli, dopo l'attentato alle Torri Gemelle e la crisi del trasporto aereo, è stato l'unico pilota assunto a tempo indeterminato dall'ex compagnia di bandiera, nonostante il blocco delle assunzioni. Ma ai big della nuova Alitalia, proprio come a quelli della vecchia, il giovane Matteoli sta molto a cuore. Una nuova graduatoria milanese cucita su misura per lui gli evita la cassa integrazione e gli fa conquistare la seconda miracolosa assunzione e lo fa sedere alla cloche di aerei destinati a voli intercontinentali, in barba alle classifiche di anzianità e scavalcando centinaia di colleghi. L'ultimo dato ufficiale delle liste di anzianità dei piloti Alitalia, esclusi i comandanti, lo vede in coda alla classifica, posto numero 991. Un clamoroso caso di nepotismo che avviene nell'indifferenza generale e coperto dal silenzio di tutti. Dicevamo anche gestione più oculata. Sicuramente avremmo visto i frutti se si fosse evitato di pagare stipendi elevati e buonuscite stratosferiche a managers decisi dalle alte sfere politiche che, invece di riportare i conti in attivo, hanno contribuito ad affossare sempre più l'azienda. Ultimo caso Cimoli, che in tempi di crisi e di profondo rosso dei conti ebbe approvato dal CDA il raddoppio della sua retribuzione, portandola così a circa 2 milioni e 800 mila euro l'anno, dati di bilancio questi, mentre al contempo al personale erano applicati cassa integrazione a rotazione e contratti di solidarietà. Lo stesso Cimoli lasciò poi l'azienda portandosi via oltre 5 milioni di liquidazione. Era forse il premio per quello che aveva fatto? Ma l'Italia doveva morire. Alitalia è stata condotta in alto mare ed è stata affondata. C'erano soluzioni diverse, ma questa azienda, nei 62 anni di vita, ha sempre pagato il suo pedaggio alla politica e la sua fine non poteva che essere questa. Non un'operazione di alta strategia finanziaria, ma semplicemente il soddisfacimento di interessi di parte. E deliberatamente sono stati addossati alla collettività tutti i costi, dalle azioni andate in fumo alle obbligazioni, dalle circa 6.000 persone poste in CIGS ai 3.000 precari mandati a casa senza nessun ammortizzatore sociale. Alitalia andava privatizzata, così come tante altre aziende pubbliche italiane, privatizzazioni fatte in nome delle superiori virtù del libero mercato, grazie all'incapacità e alla complicità della politica. Troppe cessioni, dai telefoni alle autostrade, si sono risolte in un saccheggio e CAI, le foto degli azionisti patrioti, sembrano prelevate da un album di famiglia. Dentro ci sono quasi tutti i big del capitalismo finanziario e tariffario, emerso in 10 anni di privatizzazioni made in Italy.
a cominciare dal presidente Roberto Colaninno, indimenticabile capitano coraggioso della scalata Telecom, per arrivare a Rocco Sabelli, esordiente alla GEPI, un passaggio all'ENI, poi qualche anno a Telecom, dove nel 99 incontra Colaninno, che da quel momento se lo porterà dietro in tutte le sue avventure. Ma questa poi è storia CAI e non riguarda noi, 10.000 ex dipendenti d'Italia. Noi da sempre chiediamo il rispetto degli accordi sottoscritti solennemente da CAI a Palazzo Chigi, Lodo Letta. Accordi per i quali il braccio destro di Berlusconi, Gianni Letta appunto, si era reso garante. Inutilmente, si può dire oggi, alla luce di tutto quanto è avvenuto, o che non è avvenuto. Noi che siamo una parte di oltre 2 milioni di disoccupati in Italia e che siamo parte di quel 22,4% di persone in cerca di lavoro, che da sempre chiediamo una lista pubblica di tutti i cassaintegrati e precari del bacino ex sanitario ordinata in base a criteri di anzianità, carichi familiari, l'impegno per CAI di assumere esclusivamente da questa lista fino al suo totale esaurimento. Noi chiediamo l'assunzione in CAI di tutte le categorie protette, invalidi, legge 104, genitori unici affidatari, monoreddito. Questo è stato tutto disatteso, completamente. Chiediamo la cristallizzazione dei requisiti pensionistici, perché abbiamo davvero 7 anni di ammortizzatori sociali, ma è vero pure che ci sono persone che nei 7 anni non arriveranno chiaramente alla pensione e si troveranno fuori dal mercato del lavoro e fuori da qualsiasi forma di ammortizzatore o di pensione. Chiediamo il mantenimento dei certificati ed abilitazioni e questi erano tutti impegni che Lodo Letta prevedeva. Abbiamo assistito a drammi familiari e personali dei quali nessuno ha mai parlato e che hanno riguardato colleghi, 3 suicidi passati nel più completo silenzio dei media. Siamo stati imbavagliati e legati da 7 anni di ammortizzatori sociali che ci fanno apparire come privilegiati agli occhi di tanti altri lavoratori meno fortunati. Noi chiediamo tutto questo e chiediamo lavoro e dignità, sia come persone che come lavoratori. Grazie, grazie di cuore. Diamo subito la parola a Simona Spurba, che è del consorzio RIREI, che si apre, ecco, se ci vuoi spiegare anche la drammaticità di questa cosa, certo. Allora, spiegare il passaggio è molto lungo. Io intanto chiedo scusa perché sentirete per la quarta volta una stessa storia, semplicemente con dei nomi cambiati, e questo è molto triste perché mi rendo conto che la mia esperienza, che è più locale perché è regionale, non ha un respiro nazionale come quello delle persone che mi hanno preceduto, forse rischia di, come dire, no, dare meno importanza. I numeri di cui io parlo sicuramente non sono i 20.000 di Eutelia o i 10.000 di, i 2.000 di Eutelia e i 10.000 dell'Italia, però sono numeri, e anzi non sono numeri, sono persone che vivono comunque la drammaticità di precariato, di licenziamento e di cassa integrazione, quindi anche loro meritano il nostro rispetto. La storia di Rirei è una storia lontana che parte da Anni Verdi, che è una onlus che ha lavorato sul territorio laziale e romano, poi in particolare per 30 anni, con una malagestione criminale, appunto, come è stato detto prima, per molti anni, si è conclusa nel 2006 con una liquidazione di questa onlus, una liquidazione volontaria e un abbandono dei 500 lavoratori e dei più di 1.000 utenti di cui appunto si prendeva cura. E proprio nel 2006, nell'arco di 2 mesi, siamo stati traghettati da questa onlus a questo nuovo consorzio creato appositamente con il beneplacito dell'allora assessore Battaglia, l'assessore alla sanità, il quale ha